No alla sanità gratuita per gli immigrati che non hanno mai lavorato entro i confini nazionali. Questa è la proposta dell'europarlamentare Mara Bizzotto per arginare il cosiddetto turismo del welfare, che rischia di travolgere e impoverire i servizi sociali di alcuni stati membri, rendendoli inservibili e sempre più lontani dai bisogni dei loro contribuenti. I nostri cittadini vedono ogni anno aumentare le tasse e diminuire i servizi. Devono ogni anno tirare la cinghia e rinunciare a curarsi perché non hanno più soldi. Oppure devono aspettare mesi per una semplice visita medica. Nel nostro paese però esistono ambulatori medici particolari, pagati dalla sanità pubblica, che sono riservati solo agli immigrati e ai clandestini. E questi immigrati sono visitati e curati gratis e subito, a differenza dei cittadini italiani. Gli immigrati che arrivano nel nostro paese esigono subito casa, sussidi e assistenza sanitaria gratuita, senza aver mai lavorato, senza aver mai pagato un solo euro di contributo. È giunto il momento di dire basta a questa situazione. Noi abbiamo il dovere di pensare prima ai nostri cittadini e alla loro salute, non a quella degli ultimi arrivati. L'eurodeputata leghista lancia quindi un messaggio forte e chiaro, tanto all'Europa quanto al governo italiano. No all'assistenza sanitaria gratuita per gli immigrati e gli extracomunitari. Paghino anche loro come paghiamo noi, oppure si facciano curare a casa loro. Questo vogliono fare Gran Bretagna, Germania, Austria e Olanda, e questo dovrebbe fare anche l'Italia, dove ci sono già 4 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare. Ma nonostante questa situazione drammatica, per colpa di un governo sempre troppo accogliente, continuano ad arrivare nuove ondate di immigrati. Risultato? Aumento della disoccupazione e delle tensioni sociali. Avanti di questo passo non basteranno più le belle parole di qualche ministro o le promesse di qualche aiuto europeo a tranquillizzare i nostri cittadini.